tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Le Marche flagellate da forti raffiche di vento, chiusa la superstrada, protesta degli studenti a Urbino dopo il ferimento di una studentessa colpita da un infisso caduto per il vento. È risultato positivo alla cocaina il 40enne di Fano che la mattina di Natale provocò un incidente mortale in A14 nel quale morirono madre e figlio di 9 mesi. La strada è piena di buche e un residente per protesta raccoglie come cimeli i cerchioni delle auto danneggiate e li mette in mostra. Dopo i lavori di bonifica dell'amianto riapre il palazzetto dello sport con il 5° quadrangolare di volley al quale parteciperanno squadre del tutto particolari. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati dalla redazione di Occhio alla Notizia. Cominciamo dal maltempo, le forti raffiche di vento che hanno provocato disagi in tutta la regione Marche, in particolare nella provincia di Pesaro Urbino, dove i vigili del fuoco hanno lavorato notte e giorno. Il forte vento sta interessando la regione Marche dalla giornata di lunedì con raffiche molto intense dalla costa fino all'entroterra. Nella città ducale una studentessa dell'Istituto Tecnico Commerciale è rimasta ferita da un pannello in legno che si era staccato da una finestra dell'edificio. La giovane è stata medicata da un'equipe del 118 e si è subito ripresa, ma i suoi compagni della terza C oggi hanno protestato per gli infissi obsoleti che lasciano filtrare aria fredda e rappresentano un serio pericolo. Sempre in mattinata un palo della Telecom è stato divelto nella località delle Cesane in via Monte Bagnato a 5 km dal centro di Urbino. Nonostante il danno non ci sono state interruzioni del servizio telefonico. La superstrada 77 è stata invece chiusa al traffico dalle 4 alle ore 6 a scopo precauzionale. Il vento aveva battuto un grande cartello stradale all'altezza dell'uscita di Monte Corsaro in provincia di Macerata lungo la carreggiata mare. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. I vigili del fuoco della provincia di Pesaro, dopo aver eseguito 21 interventi nella notte, hanno proseguito senza sosta per tutta la giornata. In particolare i pompieri sono stati impegnati nella rimozione di alberi, rami caduti in strada, tegole e insegne pericolanti. Per i prossimi giorni le previsioni meteo indicano un cambiamento drastico delle condizioni meteorologiche perché sono in arrivo correnti di aria artica che porteranno un brusco calo delle temperature anche di oltre 10 gradi. Il conducente dell'auto che la mattina di Natale sull'A14 a Rimini ha tamponato un'altra macchina provocando la morte di una giovane donna e del figlio di 9 mesi è risultato positivo alla cocaina. Lo ha reso noto Giordano Biserni, presidente dell'associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Tutti gli incidenti apparentemente inspiegabili, ha detto Biserni, alla fine degli accertamenti risultano quasi sempre spiegabili. Dall'esame del sangue fatto all'ospedale di Rimini, il conducente, un 40enne di Fano, è risultato dunque positivo alla cocaina. Questo incidente certifica ancora una volta come sulla strada il rischio di conducenti che guidano sotto l'effetto di stupefacenti sia elevatissimo, mentre il numero dei controlli e soprattutto la loro efficacia sono assolutamente inadeguati. L'auto, guidata dal 40enne fanese, centrò un'utilitaria vicino al casello di Rimini Sud, occupato da 4 persone, fra le quali appunto le 2 vittime. Secondo Biserni è necessario dotare la polizia stradale di precursori affidabili che attualmente sono molto diffusi, poco diffusi, e dotarsi di normative che rendano più forte la pena per chi guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. E adesso parliamo della sanità, sanità bollente in tutta la regione Marche. Sale di tono la protesta dei sindaci dell'entroterra delle Marche contro le delibere della giunta regionale destinate a trasformare alcune strutture in ospedali di comunità e a chiudere i punti nascita sotto i 500 parti l'anno. Dopo le tensioni e le manifestazioni di 400 cittadini ieri ad Ancona davanti alla sede della regione,
Oggi il sindaco di Sasso Corvalo Daniele Grossi, spalleggiato da altri sindaci del pesarese e da un gruppo di cittadini, si è incatenato nell'atrio dell'ospedale cittadino e ha detto che il presidio andrà avanti ad oltranza H24. Come H24 dovrebbe essere l'assistenza sanitaria garantita ai cittadini. Ci daremo il turno con altri amministratori e abitanti. Con Grossi, questa mattina c'erano anche i sindaci di Urbino, Montecalvo in Foglia, Borgo Pace, Mercatello, Sestino, Montecopiolo, Belforte e Pian di Veneto, tutti i comuni i cui abitanti dovrebbero in futuro far capo all'ospedale di Urbino, che però, spiega Grossi, in questi giorni è intasato e non ha posti letto. E appunto, come dicevo, questa mattina a protestare c'era anche il sindaco di Borgo Pace. Borgo Pace, cui sindaco appunto è collegato con noi al telefono. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Allora, intanto Borgo Pace ha un numero di abitanti relativamente basso, siamo intorno ai 600-660 abitanti, un territorio di 55 km quadrati e include anche frazioni come Parchiule, che è al confine per esempio con la Toscana. Quindi stiamo parlando di un comune che rispetto a noi che siamo qui sulla costa è molto internato. Ebbene, se uno di questi suoi concittadini dovesse aver bisogno d'urgenza del pronto soccorso, sindaco, mi può dire che cosa allo stato attuale dovrebbe fare? Allora, innanzitutto la nostra era una situazione già difficile prima di questa riforma, perché noi per andare in un pronto soccorso potevamo rivolgersi a Sasso Corvaro, e quindi parliamo di un percorso all'incirca di 35 minuti, oppure andare su Urbino, cosa che per quanto concerne il pronto soccorso possiamo fare anche adesso, con una percorrenza di 50 minuti. Mettete che quindi l'ambulanza deve venire e capite come l'articolo 32 della Costituzione per noi era già lontano prima dall'essere da poter essere rivendicato e quindi da tutti noi. Oggi il problema grosso che i nostri cittadini si trovano ad affrontare è proprio quello che è successo ieri ad una persona di Borgo Pace, che si è recata all'ospedale di Urbino e da Urbino è stato dirottato su Pergola, e qui parliamo di una percorrenza di un'ora e mezzo da Borgo Pace a Pergola. Allora, penso che questo faccia capire un po' tutto. Quindi noi siamo abituati ai sacrifici, non abbiamo sicuramente l'ospedale dietro l'angolo, però diciamo che mai come in questo caso i nostri territori, e quindi tutti i territori dell'entroterra, sono alla mercé della fortuna. Quindi speriamo che non succeda niente, perché se succede qualcosa, che Dio ce la mandi buona. Sindaco, mi perdoni, intanto sì. So che questa manifestazione, questa protesta andrà avanti ad oltranza, immagino che anche lei avrà dato la sua disponibilità, ma che cosa chiedete in una battuta a Ceriscioli, al Presidente, che ha già detto, tra l'altro lo anticipo, c'è un'intervista sul nostro sito internet dopo le vostre proteste, un'intervista che abbiamo pubblicato pochissimi minuti fa, e ecco la regia ce la sta mostrando. Dopo le proteste, intervista a Ceriscioli, la potete leggere sul nostro sito occhionotizia.it. Ecco, che cosa chiede al governatore? Quello che chiediamo al governatore è d'uso il plurale, perché la cosa molto importante secondo me è proprio la coesione massima che c'è dei territori dell'entroterra, ma di tutti i sindaci della provincia, perché ricordo che sabato mattina nella conferenza dei sindaci d'Aria Vasta 55 sindaci su 59, perché 4 erano assenti, hanno votato all'unanimità praticamente la revoca dei provvedimenti che sono stati fatti, quindi dalla 1183 del 24 di dicembre per arrivare alla 735. Ecco, quindi una riorganizzazione della sanità nella nostra provincia, perché qui non si tratta di tenere aperto un ospedale e magari chiuderne un altro, si tratta di organizzare una sanità che in questo momento fa acqua da tutte le parti. Io sono convinta che il governatore saprà rimediare a questi errori, perché questa è la verità, che sono stati fatti con l'approvazione di questi atti,
e visto che sono abituata a non giudicare le persone dai loro errori ma dalla loro voglia di rimediare, sono certa che mai come in questo caso il governatore dovrà dare un segnale di rimediare a quella che è la vita dei nostri cittadini. Ecco, Sindaco, chiudo con una battuta. Il governatore, che leggendo appunto questa intervista, ma già lo aveva detto, è molto determinato ad andare avanti, lui dice e prosegue, non si tornerà indietro, io vorrei dai sindaci proposte e non proteste. Grazie a Romina Pierantoni, sindaco di Borgopace. Andiamo avanti con il nostro giornale. Stanco di dover raccogliere i cerchioni delle auto danneggiate dalle buche in strada, un residente di Via Gentile da Fabriano ha deciso di protestare in modo silenzioso, mettendo in mostra i cimeli appunto raccolti nel tempo. Vediamo. È raro vedere 8 cerchioni posizionati in fila lungo il marciapiede. Eppure lo scenario che si è presentato in Via Gentile da Fabriano, la strada parallela alla ferrovia in zona Sassonia. Dopo le piogge dei giorni scorsi, infatti, sono diverse le persone che hanno pubblicato sui social network commenti e foto di pneumatici senza cerchioni. Secondo un passante residente in questa via, la causa di tutto ciò sarebbe una buca che era qua fino a ieri. Infatti, come potete vedere, è stata rattoppata e c'è del trame che è fresco, forse è fresco di giornata. E la conferma ci è arrivata dall'assessore Fanesi. Gli operai si sono recati stamattina sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino. Spesso infatti le strade piene di buche e la segnaletica assente possono provocare un disagio per chi è alla guida e a volte possono diventare un vero e proprio pericolo, causando incidenti di diverse entità. Ecco che diventa importante comunicare i problemi inerenti alla viabilità a chi di dovere e in questo caso agli uffici comunali. Il procedimento è semplice, basta digitare il sito comune.fano.ps.it, scorrere nella home verso il basso e cliccare su come fare una segnalazione. Una volta aperta la pagina troverete tutte le informazioni necessarie, dai numeri di telefono agli indirizzi mail. Intanto Fanesi ricorda che l'asfaltatura di questa strada è inserita nel prossimo piano di asfaltature che prenderà il via a primavera. Se non dovessero ascoltarvi o andare a buon fine, ricordatevi che c'è sempre redazione @occhiolanotizia.it. E adesso andiamo avanti con il giornale, perché lo hanno già annunciato, ve l'abbiamo già annunciate tante volte, lo facciamo questa sera per l'ennesima volta, le scogliere di Sassonia potrebbero finalmente venire e vedere la luce. Almeno stando all'ultimo annuncio, la data di inizio lavori 20 febbraio. È un intervento molto atteso dalla città, in particolare dagli operatori balneari, dagli esercenti, dai residenti di Sassonia di Fano che negli anni scorsi, a causa del maltempo e delle forti mareggiate, hanno subito grossi danni alle infrastrutture, disagi e problemi economici. Una preoccupazione che si spera di eliminare in modo definitivo con le scogliere che dovranno proteggere la costa e tutelare negozi e abitazioni. Per la posa in opera è stato appaltato un primo lotto per un importo complessivo di 3 milioni di euro. E l'intervento, che comprende anche il ripascimento delle spiagge, partirà il 20 febbraio prossimo. I lavori poi verranno sospesi durante il periodo estivo per non creare inconveniente ai bagnanti, ma una volta ripresi dovrebbero concludersi entro primavera del prossimo anno. I lavori saranno da definire col direttore lavori, con l'azienda che cercheremo di incontrare i prossimi giorni. E partiranno da nord, quindi a scendere. Ovviamente poi occorrerà in questo tipo di intervento tenere in considerazione anche le interferenze, perché nella stessa area Sassonia dovrebbe intervenire l'ASET con dei progetti che sono in fase, diciamo, di gara anche questi, che prevedono appunto lo spostamento degli scolmatori fognari più a largo per permettere ovviamente una migliore balneabilità della zona. State programmando anche un incontro con la cittadinanza per presentare l'intero progetto?
Sì, ovvio, visto che i lavori inizieranno a breve, abbiamo predisposto per la settimana prossima un incontro, diciamo, dove il Comune di Fano e ASET presenteranno ai residenti, agli operatori, a chi volesse intervenire, il progetto, il piano del cantiere, per cui questo lo faremo la prossima settimana. Ci auguriamo anche una presenza insomma, di tante persone, perché questa è un'opera molto importante e molto attesa dal quartiere di Sassonia, ma non solo dal quartiere di Sassonia, ma da tutta la città di Fano. Shock a Macerata per un uomo di 32 anni, residente in provincia di Pesaro, che ieri notte si è tolto la vita in piazza Mazzini, impiccandosi con la cintura dei pantaloni alle travi del gazebo del caffè dell'Opera, in quel momento chiuso. L'allarme è stato dato attorno alle 23:30, sul posto è accorsa una volante della questura. Dopo i rilievi, la salma è stata trasportata nell'obitorio dell'ospedale civile per l'ispezione cadaverica disposta dal magistrato di turno. Non si conoscono ancora i motivi per cui l'uomo si è tolto la vita. Completamente rimosso l'amianto dal palazzetto dello sport di Fano, sabato riapre al pubblico e riapre con un quadrangolare di pallavolo. Partiti nel mese di ottobre, si sono conclusi a Fano i lavori di bonifica dell'amianto al palazzetto dello sport Salvador Allende, un intervento che insieme a quelli realizzati all'ex mattatoio e alla palestra Venturini è tra le operazioni più consistenti finanziate dall'amministrazione comunale, grazie alla possibilità data dal governo di sbloccare dal patto di stabilità le risorse necessarie per rimuovere il pericoloso materiale dagli immobili pubblici. L'intero intervento, che comprende anche migliorie acustiche ed illuminazioni, è costato 500.000 euro circa e la struttura finalmente verrà riaperta al pubblico. In occasione del taglio del nastro, che si terrà sabato 16 gennaio alle ore 20:30, si disputerà il quinto quadrangolare di volley, un tradizionale appuntamento che vede sfidarsi i politici, detentori del titolo, i parroci, l'Avis con la Proloco e i giornalisti insieme alle concorrenti di Misfano. Come sempre le squadre scenderanno in campo all'insegna della solidarietà, dell'aggregazione e del divertimento. La serata è patrocinata dal Comune e organizzata dall'Avis con il Comitato Genitori Sant'Orso. Il momento della Befana con la solita partita era stato purtroppo interrotto per i lavori del palazzetto. Noi dovevamo inaugurare il palazzetto, allora abbiamo avuto questa felice intuizione di fare un bel momento di festa, perché le società sportive aspettano con ansia la riapertura del nostro impianto più grande, cittadino. Ma si aspetta anche l'adesione di altri politici? Sì, noi dobbiamo formare la squadra di pallavolo, per ora ho 5-6 adesioni, quindi un appello ai miei colleghi di non inventare scuse che fa male la spalla, la schiena, e di giocare a pallavolo con noi, perché dobbiamo battere la squadra dei parroci, che è molto molto forte. Quest'anno dunque non saranno le Befane del Vespa Club a distribuire le calze ai più piccini, bensì l'ente carnevalesca che porterà quintali di dolciumi. Altra novità di questa edizione è un ospite d'eccezione, l'imitatore Antonio Mazzancella, finalista del programma televisivo Tu sì che vales. Cervellotti, senti padrone, tu so che tanto di giorno non sei, quella notte se sei fortunato, tu sei alla porta di chi è come te. Direi da 0 a 90 anni, se vengono si divertiranno, parlo degli spettatori, perché in campo noi ce la metteremo tutta per divertirci e far divertire. Ci saranno le ormai tradizionali 4 squadre per quest'anno, poi già ho avuto altre richieste di adesioni, di poter entrare nel gioco, insomma, poi vedremo gli anni a venire. Ogni cosa che facciamo è sempre pro beneficenza e pro bambini. Quest'anno l'ingresso offerto sarà devoluto all'associazione Una Speranza per Federico. Alla serata saranno presenti anche tiro e molla, le ginnaste dell'Aurora Fano e l'Avis, con uno striscione che verrà portato dai bambini della scuola primaria Filippo Montesi di Sant'Orso. A connubio Vivi Lato Sano dello Sport con l'associazione Una Speranza per Federico e lo sport vivo che abbiamo sempre in questa bellissima città, con questo bellissimo palazzetto che è totalmente ripristinato a nuovo per una vita ancora più sana.
Ed ora le inchieste sul calcio scommesse. Nel mirino degli inquirenti finì anche il calciatore della Vispesaro Giacomo Ridolfi. Oggi è arrivata la richiesta della Procura federale nei confronti del calciatore per le vicende della scorsa stagione, quando militava nel Sant'Arcangelo in Lega Pro, a 3 anni e 8 mesi di squalifica e di 70.000 euro di ammenda. La sentenza è attesa per la prossima settimana. Ridolfi domenica prossima a Recanati potrebbe dunque giocare la sua ultima partita con la maglia della Vis prima della squalifica. Dal 15 al 17 gennaio sbarca a Pesaro Tattoo Expo 2016, una 3 giorni dedicata al mondo dell'arte e della strada. Questo fine settimana Pesaro, per la prima volta in Italia, diventa la capitale della street art. Nel quartiere fieristico di Campanara, in una superficie di 40.000 metri quadri, prende vita il Pesaro International Tattoo Expo, una kermesse che vede al centro l'arte del tatuaggio, ma non solo, anche i funamboli del parkour, con i numeri uno al mondo, e gli artisti dei graffiti, con una graffiti battle su 200 metri quadri di superficie. Mesi e mesi di faticosa programmazione finalmente hanno partorito questo evento di caratura internazionale per il calibro degli artisti presenti. Il 15 si apre questa manifestazione, 15 gennaio, venerdì prossimo, per il pubblico alle ore 10. E ci saranno 130 tatuatori, come spiegavamo prima, di fama internazionale, selezionati su ben 860 richieste, quindi le immagini. Che accuratezza che abbiamo avuto nel fare questo. Abbiamo veramente creato una sinergia tra artisti che vengono dall'Europa, dal Sud America, dall'Asia, sia per i tatuaggi che per la zona parkour con campioni fortissimi, che per la zona invece degli spettacoli su palco. Giovani artisti che per lo più sono sconosciuti nella zona ed è ora che finalmente Pesaro li veda. Ecco. Il tatuaggio ha una storia antica di 5.000 anni ed era diffuso dagli egizi ai popoli celtici fino anche ai crociati, che andavano a combattere in Terra Santa, che si facevano incidere sul corpo piccoli segni religiosi. Ma il termine tattoo fu coniato nel 1769 dal capitano di marina inglese James Cook, annotando le usanze delle popolazioni tahitiane. Abbiamo soprattutto nelle Marche una storia del tatuaggio, anche a Loreto, quindi anche nelle pareti cattoliche il tatuaggio è stato divulgato delle Marche, è diventata negli anni una vera e propria forma d'arte con delle radici molto profonde. Ma anche la musica avrà una valenza di grande rilievo, con artisti locali ma grandi star mondiali che si esibiranno nella giornata di sabato, come Ghe Pequeño e il DJ Suicide direttamente dal Wu-Tang Clan, che creeranno una vivacità giovanile alla quale Pesaro mira da tempo. Dobbiamo continuare, siamo ancora all'inizio, siamo molto indietro perché scontiamo un ritardo grande dal punto di vista della vivacità e del turismo, ma oggi per noi è un elemento economico importante e quindi dobbiamo continuare. Questo evento sui tattoo, e non solo i tattoo, i writers, la musica, sta in questa scia in un periodo gennaio che in genere è un periodo un po' fiacco. Siamo convinti che sarà un grandissimo successo per i locali, ma anche per i turisti che magari troveranno l'occasione per venire nella nostra città, nella provincia di Pesaro Urbino, e in qualche modo gustarne le tante cose belle e le tante cose buone. Isn't enough. It is madness. Il nostro telegiornale finisce qui. Siccome è abitudine ormai avere sempre un telefonino a portata di mano, se ce l'avete sotto mano andate su Google Play, se avete un Android, oppure su Apple Store e scaricate la nostra applicazione. Basta digitare Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito, arrivederci.